Ciao ragazzi, allora ritorniamo nella città di Dite, ritorniamo nel sesto cerchio dell'inferno, nella parte più profonda, tra i sepolcri infuocati. E ritorniamo in particolar modo a quel punto in cui, Dante risponde alle domande, preoccupate e cariche di ansia, di Cavalcante Cavalcanti. In particolar modo, riprendiamo un attimo i versi, eccoli, eravamo arrivati al verso 60, eravamo arrivati cioè al punto in cui Cavalcante chiede a Dante per quale motivo suo figlio Guido non sia con lui. La domanda di Cavalcante in effetti ha un significato molto chiaro, avendo egli aderito ad diciamo, ad una visione molto razionale della realtà che non prevede nessuna forma di motore immobile, potremmo dire aristotelicamente parlando. Quindi tutto ciò che accade lo fa in modo assolutamente razionale, fenomenico, e non c'è nulla alla base che crea un ordine prestabilito o comunque non c'è un ordine divino. Per lui non ci può essere altra motivazione per cui Dante è nel regno ultraterreno se non il fatto che è stato premiato per il suo alto ingegno, per la sua intelligenza, per la sua cultura, e siccome riteneva che anche suo figlio fosse alla pari di Dante, fosse all'altezza di Dante, si chiede il perché di questa assenza. Ora, attenti alla risposta di Dante, che è proprio questa. Siamo qui. Siamo al verso 61. E io a lui, da me stesso non vegno, colui che attende là per cui mi mena, forse qui Guido vostro ebbe a disdegno. Le sue parole, il modo della pena, m'avean di costui già letto il nome, però fu la risposta così piena. Di subito drizzato gridò: come, dicesti egli ebbe? Non vivelli ancora, non fiere gli occhi suoi lo dolce lume? E quando s'accorse d'alcuna dimora che io facea dinanzi alla risposta, subì ricadde e più non parve fora. Ok, benissimo, possiamo ritornare al verso 60. In particolar modo volevo riprendere con voi la figura di Guido Cavalcanti. Ecco, il grande amico di Dante, il fondatore fiorentino del dolce stil novo, il poeta averroista, colui che portò all'interno della poesia, quindi del dolce stil novo, la filosofia aristotelica rivisitata da questo personaggio che è fondamentale. Averro è un filosofo arabo vissuto tra la metà e la fine del XII secolo, il quale rivisitò tutta la filosofia aristotelica, ma in un modo in effetti molto diverso da quanto fece San Tommaso, perché appunto Averroè diede una, diciamo, essendo di religione islamica, quindi non avendo il filtro, il taglio, diciamo, del cristianesimo, quindi la visione di Dio secondo il punto di vista cristiano, che invece avrà Tommaso, interpretò tutta la filosofia. Gli dobbiamo molto perché fu lui a divulgare in un certo senso la filosofia aristotelica, ma lo fece ovviamente attraverso un filtro prettamente razionale, quindi completamente privo di qualunque visione religiosa. Ed è questa tipologia di aristotelismo che Guido Cavalcanti porterà nel Dolce Stil Novo. Ricordate, ragazzi, il concetto dell'amore come una forza invasiva, non percepita dai nostri cinque sensi e quindi considerato come qualcosa di estremamente pericoloso, una sorta di virus, siamo in tema per i nostri cinque sensi, e quindi combattuto la visione dell'amore come forza devastante. Benissimo, tutto questo arriva al Guido Cavalcanti del Dolce Stil Novo e la sua poesia razionale, molto filosofica. In sottofondo sentite il mio cagnolino che si ribella perché vorrebbe uscire. Dicevo, alla base abbiamo proprio Averroè.
Ed allora torniamo a Guido, eccolo qui, Guido Cavalcanti, nato intorno al 1255 a Firenze. Attenzione, fu uno dei consiglieri generali del comune, insieme addirittura a Brunetto Latini, ma ahimè nel 1300 era di parte guelfa, ovviamente, quindi della parte di Dante, guelfi bianchi. Ahimè nel 1300 i priori della città furono costretti ad allontanarlo insieme ad altri perché si erano de verificati degli scontri all'interno della parte guelfa, degli scontri molto gravi, per cui anche Dante era nella commissione dei priori che lo allontanò. Fu mandato via, fu mandato in esilio nel giugno del 1200, nel 1300, scusatemi, e nell'agosto dello stesso anno morì in esilio. Ora, attenti, noi sappiamo che siamo, in effetti, il colloquio, questo dialogo tra Cavalcante e Dante si verifica, appunto, abbiamo detto, il 9 aprile del 1300, aprile, il sabato santo. Guido è ancora vivo, è ancora vivo nella, diciamo, nella costruzione, nell'immaginario dell'autore, ok? Non è ancora morto. Quindi questo è importante per capire anche il discorso che fa adesso Dante. E esattamente riprendiamo i versi, cerchiamo di capire uno dei versi più controversi di tutta la Divina Commedia, uno dei versi che ha richiesto veramente tantissime interpretazioni, ma io ve ne mostro soltanto una, in effetti resto soltanto sulla interpretazione. E io a lui, siamo al verso 61, e io a lui da me stesso non vegno. Colui che attende là per cui mi mena, forse cui Guido vostro ebbe a disdegno. Ora, possiamo parafrasare, ci sarebbero tante possibilità, ma sicuramente possiamo parafrasare in questi versi in un modo molto, diciamo, scegliamo una modalità, anche perché resta un punto interrogativo enorme sul significato di questi versi. E allora io gli risposi, io non vengo da me, nel senso io. Non mi è dato di camminare in questo regno dell'aldilà né per mio merito né per mia volontà, ma Virgilio, bellissima la perifrasi, Virgilio è un po' in disparte ed attende, aspetta che Dante faccia il suo dialogo, la sua esperienza, colui che mi aspetta lì un po' discosto, mi porta attraverso questi luoghi, probabilmente colui al quale Guido vostro figlio Guido, diciamo, colui per il quale, perdonatemi, vostro figlio Guido, provò un certo disprezzo. Ora, una delle interpretazioni, probabilmente la più utilizzata, è proprio che Guido Cavalcanti provò un certo disprezzo, nel senso che si distaccò molto dalla poesia così come Virgilio l'aveva concepita. Non fece di Virgilio, così come Dante, non fece Guido di Virgilio il suo maestro poetico, il maestro di poesia. In realtà, perché? Fondamentalmente il problema fu proprio questo, e noi sappiamo che in realtà Dante a un certo punto, ricordate, si distaccò dalla visione, diciamo, dell'amore e dalla poesia razionale del Dolce Stil Novo, proprio perché ne sentiva la gravità, il peso eccessivamente razionalistico, e invece lui aveva abbracciato una forma di, diciamo, filosofia poetica che era molto più vicina a quella di Virgilio. Virgilio aveva trattato la poesia pensiamo in particolar modo all'Eneide, attraverso il filtro del rapporto con gli dèi. Ricordiamoci che una delle grandi caratteristiche dell'eroe virgiliano, dell'Enea virgiliano, è la pietas, cioè fare il volere degli dèi, annullare il proprio volere, il proprio desiderio in quello che gli dèi vogliono. E
questo taglio, diciamo, di rapporto tra l'umano e il divino, questo bellissimo aspetto, per cui, l'eroe, ma in generale l'essere umano, fa il volere della divinità, segue la divinità, sente nella propria vita la presenza della divinità che lo guida, è la caratteristica che Dante ha amato in Virgilio. Infatti, per Dante, Virgilio è sicuramente il sommo poeta, ma il suo maestro, maestro di vita, maestro di visione filosofica della vita. E questa è stata la grande differenza tra Guido e Virgilio. In questo senso, Guido ha disdegnato, ha tenuto a distanza Virgilio. Non ha voluto, non ha accettato questo rapporto con la divinità che invece in Virgilio è molto forte e che Dante ha voluto. C'è in Virgilio, secondo Dante, un passaggio ulteriore, più profondo, più elevato rispetto alla poesia di Guido Cavalcanti. Ed è questo uno dei motivi, ripeto, per cui Dante stesso si allontanò da questa poesia troppo razionale, averroistica appunto, troppo razionale, che è il Dolce Stil Novo. Possiamo quindi andare avanti. Spero di essere riuscita a darvi l'interpretazione, ripeto, più adoperata, quella più riconosciuta di questi versi, che comunque portano ancora un enorme punto interrogativo. E possiamo andare avanti. Siamo alle sue parole, quindi al verso 64. Li abbiamo già letti questi versi, li parafrasiamo, li interpretiamo. Le sue parole, il modo della pena, ma avevano di costui già detto il nome, non mi serviva che l'anima, diciamo, non mi serviva che l'anima si presentasse, avevo già capito chi era dalle sue parole, dalle sue domande, e si tratta di Cavalcante. Ora Dante, in realtà Cavalcante e muore nel 1280, quando Dante era un quindicenne, non aveva ancora conosciuto, non aveva ancora conosciuto Guido, non conobbe Cavalcante, ma era un personaggio illustrissimo nella Firenze, scusatemi, del tempo, imparò a conoscerlo post mortem, quindi comunque non aveva bisogno quindi che l'anima si presentasse, però fu la risposta così piena. Per questo motivo, però, mi raccomando, ricordatevi che un latinismo è per hoc, per questo motivo, perciò la mia risposta fu molto chiara, piena, compiuta, in effetti. Di subito drizzato, gridò. Come? Dicesti egli ebbe, attenzione, Cavalcante, di tutto il discorso che Dante ha fatto, proprio perché, vedete, guardate come l'interpretazione, la capacità di ascolto di una persona estremamente razionale sia limitata solo agli aspetti che lo interessano. Dante gli ha spiegato che non è lì per suo volere, ma perché c'è un volere superiore. Ma Cavalcante questo volere superiore, che è Dio, non può comprenderlo. È tra gli eretici, non a caso, è tra coloro che non hanno riconosciuto la presenza di Dio, diciamo, la presenza di Dio negli eventi, nelle scelte, un disegno divino, non lo hanno riconosciuto. Quindi cosa focalizza? Focalizza quel passato remoto e focalizza proprio che Dante ha detto cui Guido forse ebbe, non si è soffermato né su Virgilio, né su Guido, né sul viaggio, né sulla missione, ma su un verbo. E allora gli dice, di subito drizzato, allora si drizza in su, esce leggermente dalla sua tomba. Vi ricordate, Cavalcante è appoggiato a questo senso, diciamo, di subalternità nei confronti di Farinata. Si drizza leggermente un po' più in su e grida: come hai usato il passato? Hai detto che lui ha avuto, allora non vive più, allora è morto. Allora non fiere gli occhi suoi lo dolce lume, lo dolce lume, quindi la luce del sole non fiere. Latinismo fortissimo, non
toccano, non tocca più gli occhi suoi, i suoi occhi di mortale, bellissima perifrasi per. Questa è una, diciamo una ridondanza, ripete di nuovo, è morto. Questa perifrasi bellissima serve a dire appunto se il sole non tocca più i suoi occhi, egli è morto. E questo è il modo in cui appunto un eretico ragiona, si sofferma sul fenomeno, su ciò che vede, non sul significato, non direbbe Kant sul noumeno, sul senso, sul significato. Sulla parte non tangibile ai cinque sensi, quella che va oltre i cinque sensi. Quando s'accorse, siamo al verso 70, quando s'accorse d'alcuna dimora che io faceva dinanzi alla risposta, supi ricadde più non parve fora. Ora, attenzione, in questo momento Dante fa un errore, compie un errore. Ha un attimo di esitazione, ma non perché. Non perché non sappia rispondere a Cavalcante, ma perché non, i conti non gli tornano. Per quale motivo Cavalcante non sa che suo figlio non è morto ed è vivo? Questo è il dubbio di Dante. Ecco perché esita un attimo. E perché un'anima che può prevedere il futuro, che va molto in là nel futuro e può andare anche molto in là nel passato, lo ha dimostrato Farinata, non vede il presente. E questo suo attimo, vedete, quando s'accorse d'alcuna dimora, cioè quando si rese conto che io facevo un attimo di indugio, indugiavo un attimo, che faceva dinanzi alla risposta nel rispondergli, supì ricadde qui e più non parve fora. Cadde supino nella sua bara e non uscì più. La disperazione, il dramma di Cavalcante si manifesta proprio in questo modo. Lui è convinto che Dante non gli abbia risposto perché non abbia il coraggio di dirgli che Guido è morto. Guido, nella finzione narrativa, morirà tra pochi mesi, tra qualche mese, nel mese di agosto. E è bellissima questa scena teatrale, è tutta ragazzi una scena drammaturgica, è una scena teatrale, è un dramma nel vero senso della parola, cioè si sta verificando una, non una recita per carità, ma si sta assistendo all'umana tragedia, come se fosse su una scena in questo senso. Ora, attenti, Dante utilizza ancora una volta la particella avversativa, ma gli serve per cambiare di nuovo scena. Ma quell'altro magnanimo a cui posta restato mera, siamo al verso 73, ma quell'altro magnanimo a cui posta restato mera non mutò aspetto, né mosse collo, né piegò sulla costa. E se continuando al primo detto, se li an quell'arte disse male appresa, ciò mi tormenta più che questo letto. Allora, Farinata nel frattempo che cosa ha fatto? Non ha prestato nessuna attenzione alle parole di Cavalcante, al ragionamento che hanno fatto Dante e Cavalcante sul perché del viaggio di Dante, la missione del poeta, sul dramma di Cavalcante, dov'è mio figlio, che io ritengo di pari intelligenza a te. Farinata rimugina. Tutto il tempo del dramma di Cavalcante, Farinata sta lì a pensare, a rimuginare alla risposta che Dante gli ha dato. Quindi in realtà dobbiamo tornare, ragazzi, esattamente qui. Alla risposta al verso 49, se i fur cacciati e tornar d'ogni parte, rispose lui, l'un e l'altra fiata, ma i vostri non appreser ben quell'arte. Cioè, praticamente a quando Dante ha detto a Farinata: sì, i guelfi sono stati cacciati per ben due volte, i tuoi sono ritornati, ma non hanno appreso bene l'arte del ritorno perché sono stati cacciati un'altra volta, quindi vogliono impararla meglio. A quello è rimasto Farinata degli Uberti ed è normale che Farinata, uomo politico, militante, capo, ok? Quindi persona, abbiamo detto, di grande dignità, di grande coraggio, di grande forza, sta rimuginando sull'aspetto che più gli interessa, quello che accade ai suoi nel presente. Ok. E quindi che cosa risponde? Risponde a Dante. Beh, appunto, vediamo che cosa accade, dicevo.
Ma quell'altro dall'animo grande, il magnanimo, dall'animo grande, dall'animo fiero, a cui posta restato mero, alla cui richiesta io mi ero fermato, cioè io avevo smesso di parlare con lui per prestare attenzione alle parole di Cavalcante. Attenti, guardate che meraviglia, questo poliptoto, non né né. Non è un'anafora perché non viene in effetti ripetuto il non, ma la negazione in forme diverse. Quindi non mutò d'aspetto, né mosse il collo, né piegò sulla costa, sua costa. Allora, innanzitutto Dante utilizza un periodare paratattico, vedete, sono tutte proposizioni poste sullo stesso livello, coordinate attraverso la negazione e polisindeto, quindi non né né. E con queste tre azioni velocissime una dopo l'altra, Dante vuole farci vedere non muto aspetto, l'imperturbabilità di Farinata, fermo, né mosse collo, la sua fissità nello sguardo, non si muove, non batte ciglio, né piegò sua costa e la sua rigidità. Tutto ci parla di una persona che è tutta di un pezzo, un monumento politico, che è tutto centrato su, unicamente su ciò che vuole dire e che vuole sapere. E se continuando al primo detto e ritornando a ciò di cui prima si parlava, se quelli hanno male appresa quell'arte, cioè se la mia parte, quella dei ghibellini, non ha capito bene l'arte del ritorno, questa cosa mi tormenta, mi dispiace, mi fa soffrire più che questo letto, più che questa tomba che brucia per l'eternità. Qui in realtà Dante, attraverso le parole di Farinata, sta sottolineando, e forse Farinata se ne rende conto per la prima volta, l'anima di Farinata, se riuscirà, perché è un eretico, si rende conto che una vittoria o una sconfitta non sono prettamente merito dell'essere umano in quanto tale, ma dietro una vittoria e dietro una sconfitta c'è sempre un disegno più grande, più alto, che va oltre, un disegno divino. Possiamo andare avanti e siamo al verso importantissimo, ragazzi. Il verso 79, questa terzina è nota come la profezia di Farinata e vediamo insieme di che si tratta. Ma non 50 volte fiera accesa la faccia della donna che qui regge, che tu saprai quanto quell'arte pesa. E se tu mai nel dolce mondo regge, dimmi, perché quel popolo è sì empio, incontra irmie in ciascuna sua legge? Attenzione, non costruiamo. La faccia della donna che qui regge, è bellissima questa perifrasi per intendere Proserpina, la regina, la sposa di Ade, regina del regno dell'oltretomba, che però qui ci viene presentata nella figura di Selene, in una delle sue sfaccettature, Selene, la luna. Quindi questa perifrasi bellissima intende Proserpina Selene, il viso di quella domina, domna, ragazzi, ricordate l'amor cortese, di quella domina, di quella signora, di quella padrona che qui regge, che governa questo luogo. Quindi Proserpina, colei che trascorre 6 mesi nell'aldilà, sulla terra insieme a sua madre Demetra, e quindi l'avvicendarsi della primavera e dell'estate, 6 mesi con il suo sposo nell'aldilà, quindi ultraterreno, e quindi l'avvicendarsi dell'autunno e dell'inverno, d'accordo? Quindi il viso della domina, della padrona che regge questo regno, non 50 volte fia riaccesa, non 50 volte si riaccenderà, quindi non trascorreranno 50 lune, quindi cicli lunari, che tu saprai quanto quell'arte pesa, che purtroppo tu verrai a conoscenza di quanto può essere dura l'arte di essere cacciati per poi cercare di ritornare. Qui
Questa è la previsione, la terribile previsione dell'esilio che Farinata farà a Dante Agens, perché ovviamente Dante Auctor la conosce ormai fin troppo bene. E se tu mai nel dolce mondo regge, dimmi perché quel popolo è sì empio, incontrar ai miei in ciascuna sua legge. È bellissima questa domanda che Farinata fa a Dante ed utilizza quel dimmi. Siamo al verso, ecco qui, 83, all'inizio del verso 83. Vedete, Farinata ha assunto un atteggiamento leggermente più confidenziale, diverso, si è un po' sciolto nei confronti di Dante e dice: dimmi un po', ma per quale motivo quel popolo, ok, è sì empio incontro ai miei in ciascuna sua legge, per quale motivo la tua parte nei confronti della mia è stata così, come vi posso dire, cattiva, nemica, in modo anche molto risentito, d'accordo? E tutte le leggi che vengono fatte, che vengono promulgate nei confronti dei miei sono così dure. Guardate che domanda delicata, in realtà, umanamente bella fa. È come se qualcuno ci chiedesse: ma perché mi tratti così male? Non ci saremmo aspettati da un'anima come Farinata un'affermazione, una domanda del genere, e il tono è veramente molto confidenziale. Un Dio a lui, siamo al verso 85, lo strazio e il grande scempio che fece l'arbia colorata in rosso, tal orazion fa far nel nostro tempo. Dante cerca di giustificare e fa riferimento alla battaglia di Montaperti del 1260, quando fu fatta strage di soldati da ambo le parti, e dice: lo strazio, il grande scempio, quella strage terribile. Noi potremmo considerare entrambi i termini come un unico significato, quindi una figura retorica dell'Indiadi. Endiadi, adopero due parole che sono simili, le metto insieme e ne do un unico significato. Quindi strazio e scempio possiamo parafrasarli appunto come una strage terribile, la strage terribile che fece sì che il fiume Arbia si colorasse del rosso del sangue dei soldati, portò la mia parte a prendere nel nostro tempo, che è quello umano, nel tempo in cui eravamo al potere, determinate decisioni contro la tua, cioè è stata una reazione alla strage che voi avete fatto ai nostri danni, dice Dante. E poi ch'ebbe, sospirando il capomosso, siamo al verso 88, a ciò non fui io sol, disse, né certo senza cagion con gli altri sarei mosso, ma fui io solo là dove sofferto fu per ciascun di torre via Fiorenza, colui che la difesi a viso aperto. Deh, se riposi mai vostra semenza, prega, pregai io lui, solvetemi quel nodo che qui ha inviluppata mia sentenza. E il par che voi veggiate, se ben odo dinanzi quel che il tempo seco adduce, e nel presente tenete altro modo. Allora, attenzione, vediamo queste due parti. Continua, prosegue la risposta di Farinata al verso 88, quando dice Dante, ci dice che dopo che ebbe un po' sospirato, quindi vedete, Farinata è stanco fondamentalmente, l'anima di Farinata sospira anche dinanzi a tanta crudeltà perpetrata da ambo le parti, dalla parte guelfa e dalla parte ghibellina, è stanco a riparlare, a risentir delle stragi e muove il capo, scuote il capo e dice: non sono stato soltanto io il colpevole di quella strage, Farinata era uno dei capi, né certo senza cagion con gli altri sarei mosso, e sicuramente non senza una motivazione io avrei, cioè ci sono stati altri che insieme a me, dice Farinata, hanno preso quella decisione e si sono comportati in quel modo nei confronti della vostra parte.
Ma attenti, Farinata ricorda un fatto storico importantissimo, ma io sono stato il solo, siamo al verso 91, io sono stato il solo che nel momento in cui là dove sofferto fu per ciascun di Torre via Firenze, in quel luogo dove si decise di radere al suolo Firenze, sta facendo riferimento ad una riunione di capi ghibellini tenutasi all'indomani della battaglia di Montaperti, quindi nel 1260 ad Empoli. Quando si decise, una volta presa Firenze, tolta Firenze ai Guelfi, si decise di raderla al suolo e fu Farinata a salvare la città perché si oppose fortemente a questa ulteriore offesa e questa ulteriore strage. Ora però Dante a questo punto deve sciogliere un dubbio ed è il dubbio che gli era sorto, ricordate, quando Cavalcante gli ha dimostrato di non conoscere le sorti di suo figlio. È quel dubbio che lo ha fatto indugiare, per il quale Cavalcante poi si è lasciato cadere distrutto. E allora dice Dante, Deh, se riposi mai vostra semenza, prega io, solvetemi quel nodo che qui ha inviluppata mia sentenza. Se volete essere benevolo con me, se la vostra semenza, se la vostra parte, che mi ritiene un nemico, vi dà la possibilità di ragionare un po' con me, di considerarmi in questo momento non come un guelfo, non come un nemico, ma come. Non un'anima, perché non sono un'anima, ma un essere umano come voi lo siete stato, lo pregai, dice Dante, sciogliete quel nodo che qui ha inviluppata mia sentenza, cioè aiutatemi a sciogliere quel dubbio che ha inviluppata la mia sentenza, che poco fa non ha dato la possibilità a me di parlare quando Cavalcante mi ha fatto quelle domande. Perché? Perché mi aveva bloccato quel nodo, non mi ha fatto rispondere a Cavalcante, non riuscivo a capire questo punto e quindi avevo distolto l'attenzione da quello che Cavalcante mi aveva detto. E il par sembra che voi vediate, se capisco bene, dinanzi, cioè pare che voi possiate prevedere il futuro, quel che il tempo seco adduce, vedete altra ridondanza che potrebbe anche essere una tautologia, un appesantimento, perché Dante già ha detto sembra che voi vediate il futuro, cioè quello che il tempo porta con sé è superfluo apparentemente, ormai l'ha detto, sembra che voi vediate il futuro, è una ripetizione. La tautologia è proprio ripetere di nuovo il concetto, magari con altre parole, quando non sarebbe servito. Ma è una figura retorica importantissima perché serve, appunto in questo caso a Dante, a sottolineare il concetto che gli sta a cuore. Quindi, e nel presente tenete altro modo, ma sembra anche, me l'ha dimostrato Cavalcanti, il padre di Guido, che invece voi tenete altro modo riguardo al presente, cioè che voi non possiate vedere il presente, quindi usiate un'altra modalità per quanto riguarda gli eventi presenti. Siamo al verso 99, stiamo per terminare. Al verso 100. Noi veggiam, eccolo qui, noi veggiam come quei ch'a malaluce le cose, disse, che ne son lontano, cotanto ancor ne splende il sommo duce. Quando s'appressano son, tutto è vano nostro intelletto, e s'altri non si apporta, nulla saprem di vostro stato umano. Però, comprender puoi che tutta morta fia nostra conoscenza da quel punto che del futuro fia chiusa la porta. È bellissima questa metafora del verso 108. Allora, spieghiamoci. La risposta di Farinata è molto esaustiva. Le anime degli eretici, ma in genere le anime dell'inferno, possono essere definite, coloro che sono presbiti del presente, nel senso che alla lontana, voi sapete, la malattia della presbiopia è una malattia degli occhi che ci dà la possibilità di vedere anche molto bene da lontano, ma non riusciamo a vedere ciò che ci è molto vicino.
vicino. Non riusciamo a leggere bene, abbiamo bisogno oggi degli occhiali da presbiopia, la malattia cosiddetta della vecchiaia, da presbius, l'anziano, il vecchio in lingua greca. Allora dice Farinata, noi possiamo vedere benissimo tutto ciò che al di là, che va al di là, quindi possiamo vedere benissimo il futuro. Noi siamo come in una sorta di cono, ok? Un cono rovesciato, però, che ci fa vedere tantissimo e benissimo ciò che è in un passato lontano, benissimo ciò che è in un futuro anche lontano, ma man mano che ci avviciniamo, questa è la spiegazione di quei bellissimi versi, man mano che ci avviciniamo, purtroppo la luce si spegne e dice infatti al verso 102, cotanto ancora ne splende il sommo duce, l'unica luce di cui noi possiamo ancora godere, che il sommo duce, che colui che tutto può ci fa vedere, è il futuro. Di altra luce noi non possiamo splendere. E quindi dice a un certo punto, man mano che gli eventi si avvicinano, noi più si avvicinano al presente, più noi non sappiamo se altri non ci riporta, come tu stai facendo d'altro canto, notizia, noi di voi, del mondo dei vivi non sappiamo nulla. Per questo motivo, verso 106, tu puoi capire che la nostra conoscenza da quel punto in poi è completamente morta, esaurita, che del futuro fia chiusa la porta. E qual è il momento? Il momento in cui si chiude la porta del futuro. Al di là della porta del futuro noi possiamo vedere tutto. Al di qua della porta del futuro, bellissima metafora, non possiamo vedere nulla. Allora, verso 109, come di mia colpa compunto dissi, direte dunque a quel caduto che il suo nato e coi vivi ancor congiunto, e sì fui dianzi alla risposta muto, fatei saper che il fei, perché pensava già nell'error che m'avete soluto. E allora Dante ha questo gesto bellissimo di premura nei confronti di Cavalcante, che intanto sta lì, si dispera probabilmente nel fondo della sua bara infocata, e allora dice come di mia colpa compunto, poiché provavo rimorso della mia colpa di non aver risposto subito a Cavalcante, perché non riuscivo a capire perché non vedesse il presente, dissi a Farinata, e allora dite a quel caduto, a lui che è disteso nella sua bara, che il suo nato, che suo figlio, ecco, i vivi ancora congiunto, è ancora tra di noi, ancora vivo, lo sarà per poco, ahimè, morirà nel mese, dicevamo appunto, di agosto del 1300, e sì, fui dianzi alla risposta muta, e se io ho tardato nel dargli una risposta, fategli sapere che questo mio errore c'è stato, perché pensavo, stavo già rimuginando nell'errore che mi avete soluto, a quell'errore di interpretazione che voi adesso mi avete dissolto. La colonna sonora del mio cagnolino si ripete, di Gigio si ripete. E già il maestro mio, verso 115, ci abbiamo davvero alla conclusione, mi richiamava perché pregai lo spirito più avaccio che mi dicesse chi con lui stava. In tutto questo tempo, Virgilio, la ragione che lo conduce è stata lì ad aspettare, perché vuole che Dante sappia, si confronti, e dice: e già il maestro mio, ma a questo punto il mio maestro ormai mi richiamava, mi diceva che era ora di ripartire, quindi io pregai quest'anima di spiegarmi chi fosse con lui. In breve, insieme, velocemente, vediamo che con Farinata e con Cavalcante, ecco qui, siamo al verso 118, beh, chi ci sono? Il secondo Federico, vedete il cardinale, praticamente c'è Federico II, il grande Federico II di Svevia, di cui giravano determinate voci, anche addirittura che avesse scritto un libricino satirico sui tre grandi, su Mosè, su Gesù e su Maometto, che lui riteneva i grandi falsi della storia, coloro che avevano preso in giro il mondo e che avevano creato le grandi religioni monoteiste. Di questo libretto noi non abbiamo, diciamo,
Non possediamo questo libretto, non ne abbiamo testimonianza, ma sappiamo che se ne parlava. Comunque fu un uomo importantissimo, Federico II di Svevia, soprattutto per il sud della penisola italica, fondatore dell'Università Federico II di Napoli, uomo di grande cultura, grande mecenate. Alla sua corte sorse, l'abbiamo studiata, la scuola siciliana. Insomma, strizzò l'occhio. Ecco, vedete, strizzò l'occhio all'eresia catara degli albigesi, accolse infatti presso di sé i trovatori che molto spesso avevano i poeti trovatori provenzali che spesso avevano aderito all'eresia catara, insomma, era considerato un eretico. Ancora dice il cardinale Ottaviano degli Ubaldini, anch'egli ritenuto eretico da certa parte della Chiesa. Ora, a un certo punto, ne parliamo brevemente, Farinata esce di scena, vedete, Indi s'ascose al verso 121 e io inver l'antico poeta volsi i passi ripensando a quel parlar che mi parea nemico. Dante è scosso da quello, ha capito che c'è qualcosa che lo aspetta, ritorna da Virgilio un po', diciamo, affannato, dispiaciuto, pensieroso. Nel frattempo Farinata se ne va in una maniera molto dignitosa, indi s'ascose, tutta questa figura importante che ha dominato l'intero canto e che ha posto in, diciamo, in una posizione subalterna cavalcante, se ne va così, indi s'ascose, dignitosamente, decorosamente, ha detto ciò che doveva e umilmente va via, esce di scena con grande dignità. Ed allora Virgilio cerca negli ultimi versi di tranquillizzare Dante. Virgilio conosce, ma Dante Auctor conosce quello che sarebbe stato il suo destino. Virgilio conosce il destino di Dante Agens ed è bellissimo. Un gesto, l'ultimo che vediamo in questa lunga lezione, il gesto rituale che troviamo al verso 129. Leggiamo l'intera terzina al verso 127. La mente tua conservi quel cudito hai contra te, mi comandò quel saggio e ora attendi qui e drizzo il dito. Quando sarai dinanzi al dolce raggio di quella il cui bell'occhio tutto vede, da lei saprai di tua vita il viaggio. Il gesto di alzare il dito non indicava, diciamo, Virgilio non stava ad indicare un luogo, ma era considerato nell'antichità una sorta di gesto rituale che preannuncia ad una promessa che viene fatta, ad una sorta di promessa, di profezia. E Dante, Virgilio sta dicendo a Dante: sii sereno, proseguiamo. Quando tu sarai dinanzi al dolce raggio di quella il cui bell'occhio tutto vede, bellissima perifrasi per indicare Beatrice, colei che lo sta seguendo nel viaggio, che ha condotto Virgilio ad accompagnarlo, allora saprai di tua vita il viaggio e allora comprenderai quale sarà l'esito. Beh, più che esito, quale sarà proprio il nuovo viaggio che dovrai intraprendere nella tua vita, che sarà molto più complesso probabilmente di questo. Questo ti spaventa perché è ultraterreno, ma il viaggio dell'esilio sarà per te fonte di dolore, ma anche del grande capolavoro. Ragazzi, vi ringrazio tantissimo dell'attenzione e ci vediamo alla prossima lezione. Buono studio e buona serata a voi. Arrivederci!